una ruota panoramica che darà un tocco di classe, un tocco completamente diverso al Lucid Artista 2016 e c'è Confcommercio. Soprattutto c'è Confcommercio. Confcommercio quest'anno è lieta veramente di presentare uno spettacolo unico nel suo genere. Salerno vista dall'alto, Salerno vista in una maniera, con una prospettiva davvero unica, perché parliamo di 55 metri di altezza, e una Salerno che soprattutto di sera con le luci d'artista sapientemente immaginate dalla nostra amministrazione riesce veramente a offrire uno spettacolo impareggiabile. Qui ci sarà addirittura la possibilità di cenare. Tutti quanti sono entusiasti di questa ruota e ormai ha una risonanza a livello provinciale. Relativamente, dicevo, alla colazione è già quasi pronta, è già avviata, si potrà fare colazione. Per quanto riguarda la cena abbiamo dei problemi da risolvere, però sarà una cena un po' particolare, una cena in cui c'è bisogno di una collaborazione dell'ospite, però le immagini, vivere quest'ora, ora e mezza, non so di preciso quanto sarà, con un'avvolvenza particolarmente lenta, sarà una cosa veramente unica nel suo genere. E come unico nel suo genere oggi è aver deciso di far avviare il tasto di accensione al figlio del presidente di Pagani, che anche questo la dice lunga, la dice tutta. Noi siamo una grande famiglia e siamo una grande squadra, siamo una giovane squadra e vogliamo che il nome della Confcommercio prenda sempre più piede. Una Pagani giovanissima, quindi, che questa sera rappresenterà Confcommercio a Salerno. Una Pagani giovanissima e sicuramente si vede con la figura del presidente Marone e del sottoscritto. Prima si diceva tocco di classe o ciliegina sulla torta, ma quest'anno Confcommercio qui a Salerno mi sa che sta spopolando. Abbiamo fatto il botto prima del 31. I due presidenti di Confcommercio, Salerno e Pagani, soffrono di vertigini, riusciranno a 55 metri di altezza a stare? Sono tutti quanti brillanti, tutti quanti partono con entusiasmo. Arrivato lì sopra la gente inizia a dire, perché ho fatto diversi giri di prova, no ma un attimo, sì però stiamo fermi, per una cosa simpatica. Per quanto mi riguarda il tutto dipende, se hai preso un prosecchino prima non senti niente, altrimenti forse se soffri di vertigini potrà accadere qualcosa. Comunque in bocca al lupo a tutti, speriamo che questa manifestazione... Venite a godere di questa ruota che è veramente unica nel suo genere, la più alta d'Europa, di quelle itineranti, quindi è una cosa veramente unica nel suo genere. Completando, Confcommercio c'è, è qui e si vede. Primo giro, un'emozione straordinaria, una ruota panoramica che ci consente di vedere Salerno dall'alto. Confcommercio c'è per Lucid Artista, c'è una grande sinergia con l'amministrazione comunale, di questo dico grazie all'assessore Roberto De Luca, all'assessore Dario Loffredo, al sindaco ovviamente. Confcommercio da quest'anno ha un'azione molto più partecipata all'iniziativa di Lucid Artista. Siamo promotori dell'acquisto delle luci d'Artista Card, vorrei dire che è anche importante questo per ottenere lo sconto sulla ruota panoramica, ma al di là di questo, questo è un grande segnale, un grande attrattore turistico, per Confcommercio significa vogliamo bene al nostro territorio. Per Confcommercio significa vogliamo bene al nostro territorio, per Salerno è un vero e proprio vanto questo di stasera e ovviamente Lucid Artista. A Salerno ci sono due vanti oggi, perché oggi sono accaduti due fattori importanti che sono alla base di quello che mi ero riproposto quando sono diventato assessore: riprendere ed avere un ottimo dialogo con le associazioni di categoria e quindi con l'amico Nino Marone, con l'amico Mariano Lazzarini e tutta Confcommercio, e c'è stato da loro questa grande disponibilità, questa grande intuizione di fare uno spettacolo nello spettacolo con questa ruota panoramica, hanno voluto offrire alla città di Salerno e a noi tutti una cosa bellissima. Noi come amministrazione abbiamo subito recepito, sostenuto e sono convinto che quest'anno la ruota impreziosirà ancora di più una manifestazione che ormai ha raggiunto un livello altissimo di conoscenza e di movimento di economia, anche perché al di là delle piccole e medie polemiche, un'iniziativa che arriva all'undicesimo anno di età è un'iniziativa che funziona. Quindi grazie alla Confcommercio i salernitani potranno avere un'altra bella iniziativa, ne godremo tutti quanti.
per le famiglie, per i bambini, per noi tutti.